Due settimane di tennis nel ricordo di Gianfranco Riga per ricordarlo attraverso lo sport che amava di più. Ha preso ufficialmente il via la terza edizione del Memorial intitolato al compianto editore di Video Calabria, prematuramente scomparso nel febbraio del 2015. Due settimane in cui sui campi del Valentino Tennis Club di Crotone si affronteranno vecchi amici di Gianfranco e tennisti da ogni parte della Calabria. Il torneo è comunque un open con un montepremi più basso rispetto all'anno precedente. L'anno precedente avevamo messo in palio 3.000 euro, quest'anno 1.000. Ma fondamentalmente per noi non è cambiato nulla perché comunque abbiamo curato nell'organizzazione i minimi particolari, per cui 63 iscritti, quindi siamo andati ancora. Abbiamo battuto il record dell'anno scorso, che eravamo 60, ed è una cosa buona, innanzitutto perché l'anno precedente avevamo organizzato a settembre e quindi godevamo di un tempo migliore. Il livello dei partecipanti? Quest'anno l'abbiamo chiusa a terza categoria, per cui non ci saranno i seconda. Ma il livello è sempre alto perché comunque vengono i migliori di terza categoria comunque in Calabria e quindi ci sarà sicuramente uno spettacolo, soprattutto nella parte finale del torneo, ottimo, quindi non possiamo lamentarci di nulla. L'avvio della manifestazione è stato preceduto da una giornata dedicata al Wilson Day, che ha messo in contatto tra l'altro due dei club che hanno collaborato all'organizzazione del torneo, come spiega il maestro del circolo tennis Lamezia, Raffaele Lascala. Noi siamo qui per questo evento che chiaramente è di contorno al torneo ed è un evento promozionale di Wilson. Un evento che praticamente è itinerante, nel senso che gira la maggior parte dei circoli più importanti della Calabria ed è un evento per promuovere i nuovi telai, le nuove racchette della Wilson. Tra noi e il circolo di Crotone e il circolo Valentino c'è sempre stato questo buon rapporto, quindi questa non è altro che un'occasione per, come dire, per fortificare i rapporti di buon vicinato e di buona amicizia che ci sono tra i due circoli. Ogni anno approfittiamo di questi eventi per fare un attimo il punto sullo stato di salute del tennis in Calabria. Quest'anno devo dire che ci sono tante novità in Calabria, il movimento dei giovani cresce, il movimento in generale, proprio il movimento di tutti i giocatori è in continua espansione, quindi abbiamo soltanto riscontri positivi.